Bene, intanto ringraziamo chi è qui con noi oggi, ci presentiamo e poi cominciamo a fare quattro chiacchiere. Sono Gisella Borioli, sono una giornalista con una lunga militanza nel mondo della moda, ma ho lasciato questo mondo una decina di anni fa occupandomi di arte, di progetti creativi. Ho tra l'altro creato questo centro in cui voi siete oggi e quindi oggi i miei interessi assommano un po' le conoscenze che ho avuto e che ho, e spero che avrò, in questi mondi che trovo che si incrociano molto bene, la moda, l'arte, il design, la comunicazione, la creatività. Franco Curletto è uno straordinario, famosissimo, per il momento lo chiamo hairdresser, dopo capiremo meglio che tipo di personaggio è, di Torino, che ha incrociato il mondo dell'arte contemporanea, dell'arte fotografica, dell'arte di fare arte attraverso il capello e collaborando con degli artisti importanti. Oggi siamo qui per parlare attraverso di lui dell'esperienza, delle performance e poi delle realizzazioni fotografiche di Vanessa Bycroft, con cui lui collabora una decina di anni. Io non farò nient'altro che cercare di farlo parlare per farci raccontare le sue esperienze con questa straordinaria artista e poi magari in chiusura le sue esperienze di lavori artistici a due mani più diretti che ha fatto con diversi personaggi e in particolare con Giovanni Gastel. Quindi... Grazie. Buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie di essere così numerosi, ecco, perché non pensavamo che qualcuno fosse venuto poi a sentire qualcosa a riguardo di quello che potrebbe raccontare eventualmente un parrucchiere, quale io invece di adesso mi qualifico. E qui ti interrompo. E qui mi interrompi. Allora, parrucchiere, hairstylist, hair artist, parrucchiere. Sicuramente oggi la tua figura non è semplicemente quello che parrucca le teste. E quindi vorrei sapere adesso, alla luce di tutte le tue esperienze, tu come ti definisci? Ma io mi definisco un apprendista, in quanto la curiosità è quella che nel mio lavoro è necessaria per potersi riproporre in esercizi nuovi, che sono quelli che poi danno lo stimolo, poi nella realtà quotidiana di qualsiasi attività. Quindi l'atteggiamento dell'apprendista è quello che io cerco sempre di identificare in qualsiasi giornata in cui io approccio il mio lavoro, sia che sia quello di bottega che quello di eventuali contesti come potrebbero essere le performance di Vanessa, ma anche in altri contesti come la moda, discipline che permettono di arricchire ognuno nella propria professione. Da apprendista stregone sei diventato anche un apprendista assistente d'artisti. Ecco, vorrei sapere come è nato il tuo rapporto col mondo dell'arte. Ma il rapporto con l'arte nasce tanti anni fa, e forse tu non te ne ricordi, è cominciato proprio a casa tua. A casa mia? Sì, no. Casa tua con tuo marito. In quanto una volta mi invitò a vedere il suo laboratorio e fui emozionato perché mi disse poi tua figlia che non, stranamente non invitava nessuno a vedere quello che era il suo backstage. E poi nel tempo, chiaramente con clienti, con persone che conosco, cioè io ho approcciato poi con Vanessa, tanto per parlare della foto che ci rappresenta qui dietro, tramite Fondazione Sandretto e Patrizia Sandretto, che è anche un'amica, e conoscendo Vanessa in un contesto estremamente friendly, così chiacchierando, io le ho raccontato quello che vedevo nelle sue foto e lei fu molto interessata ad ascoltarmi, perché chiaramente parliamo prima del 2000, la prima performance che io ho fatto con Vanessa è stata nel 2000, nell'occasione del G8, quella che alcuni di voi, se ammesso che conoscete il lavoro di Vanessa, è quella che era figurata in quell'immagine caravaggesca nel Palazzo Ducale a Genova. Che abbiamo qui dentro, forse ci abbiamo trovare. Anche qui dentro, sì. Adesso vediamo che se forse riusciamo. Possiamo trovare. Ma io sono ancora più curiosa, cioè come succede che non sei andato da Vanessa a dire buongiorno, no. Sono qui, vorrei. Come è successo? Ma sai, il mio come lavoro, è scattata questa scintilla? Il mio lavoro è un lavoro che è un po' l'università della strada. Cioè lavoriamo
chiaramente con il mondo intero, trasferendo il nostro servizio alle persone che ne possono godere chiaramente in modo singolare, perché ognuno di voi ha un suo parrucchiere e sa benissimo che nel momento in cui dialoga col parrucchiere è un servizio che in quel momento, anche se può apparire effimero, in alcuni contesti è estremamente personale e importante. Vanessa l'ho conosciuta in un'occasione di un lavoro per Vogue e veramente era una festa, in occasione di... Era un omaggio a Charity Child ed era in questo contesto Rania di Giordania, che io ho il piacere di servire come cliente anche, e quindi ho conosciuto lei. E così abbiamo parlato, lei che faceva arte, io che facevo i capelli, e le ho raccontato un po' quello che dal mio punto di vista poteva essere un'opinione sui capelli. Sui suoi capelli? Non nei suoi personali, nelle sue opere. E quelle... fu molto interessata, adesso poi ve lo racconto se volete. Certo, vorremmo che ce lo raccontasse. Allora, in tutte le sue performance io vedevo chiaramente una grande difficoltà di esecuzione nei capelli. Esecuzione perché ogni situazione, anche se lei nel suo concetto di sviluppo dell'opera, e non posso parlare per lei perché, come ripeto, io sono un tassello, quindi me ne guardo bene di parlare di quello che l'artista vuol dire, ma gli feci notare che in un'opera, mediamente, se uno avesse una forma, cioè fosse più uniformità di fotografia, perlomeno per quanto riguardava i capelli, i dettagli sarebbero stati maggiormente esaltati. E lei fu attratta da questo pensiero e gli disse: ma guarda, per risolverlo bisogna mettere delle parrucche. Lei le parrucche le aveva già utilizzate, ma non in modo assolutamente così uniforme. Qua sappiamo benissimo che quando si parla di uniformità non puoi essere mai nella materia comunque unica, perché... E lì abbiamo cominciato con questa... Forse ce l'hai la foto, quella di tutte donne di colore? Ecco, questa è una... No, questa però è in Brasile. Purtroppo non abbiamo messo in ordine... Eccola qua. Ce n'è anche una che era... Eccola qui, questa è perfetta. Qui, come potete vedere, adesso vado oltretutto di memoria perché sono passati... Ecco, questa invece è Venezia. Ah, questa è Darfur, questa. Sul Darfur. Qui è stata una produzione incredibile, una produzione molto molto importante in termini proprio di impegno di lavoro. Erano, adesso non mi ricordo più quante donne, se 22 o quante. E, i capelli, come vedete, sono stati uniformati da queste parrucche tagliate corte e con un concetto di materia più che di capelli. Sono capelli negroidi, trattati come ovviamente capelli negroidi, e sono tutte assolutamente uguali. Esclusa questa ragazza, che è una modella famosissima americana, che è molto speciale perché è una donna di colore, ma di colore al papà giapponese, alla mamma probabilmente di colore, e ha un incrocio di razze che la rendono veramente straordinaria, perché lei è albina e ha i capelli negroidi, le labbra, l'avete visto in un film di Quinto Elemento. Lei è quell'hostess che gira nell'immagine Gautier, fortissima. E in questa occasione, come ripeto, anche il corpo abbiamo proprio lavorato per renderlo uniforme. C'era l'idea di avere una materia come la grafite, devo dire che è stato curato nei dettagli in modo ossessivo, la produzione è stata fatta da Vogue, e produzione in senso di casting, il casting l'aveva prodotto Vogue, i capelli li abbiamo prodotti noi, il trucco pure, quindi c'era tutta un'organizzazione. Per darvi dei numeri, c'erano circa 30 parrucchieri, 30 miei collaboratori, una ventina di make up, quindi eravamo una cinquantina di persone addette solo al beauty, che poi di fatto di vestiti si parlano, erano delle strisce di Lauren Steele, quindi... Però anche questa è geniale nella sua... E lei come interviene? Cioè nel preparare le modelle, lascia spazio ai collaboratori una volta data l'idea, o è personalmente presente, o demanda a te e agli altri? No, lei è una persona adorabile,
nell'approccio del progetto. Poi nel momento in cui inizia a lavorare diventa talmente puntigliosa nei dettagli, in modo assolutamente chiaro e netto, perché lei ha le idee molto chiare, ecco, questo devo riconoscere in Varese, le idee molto chiare, a me ha dato tantissimo, ha insegnato, perché vengo da un'estrazione di moda, lavoro nella pubblicità, lavoro in tanti contesti, ma in questo contesto è un esercizio completamente diverso. E devo dire che è una persona che poi a un certo punto, quando ci lavori dopo 3 giorni, in qualche modo si fa odiare. Rientra anche nel suo progetto, cioè rientra anche una porzione di dolore e di sofferenza e parte della sua opera, perché le performance durano circa 3 giorni, a seconda delle produzioni, e si comincia lavorando come sul primo step, che è una prova, dove io faccio vedere la materia come la tratto. Da qui, se la domanda era, lascia spazio, sì, perché decido io come trattare. Non c'è conflitto, non c'è discussione? No, perché lei sull'argomento, lei sa come lo vuole, ma come lo sviluppi è un problema tuo. Quindi quando io ho proposto, per esempio, Darfur, il sangue, cioè lei mi ha parlato di questo, ovviamente era l'opera, era contesto di queste donne che erano straziate, che erano chiaramente un massacro, appoggiate su questo canvas che era una, chiaramente rappresentava una tela, abbiamo fatto a Venezia, a Rialto, nella pescheria, quindi c'era odore di pesce pure, quindi era molto, molto, cioè, ci sono, sì, c'è. Quindi in questo contesto chiaramente anche l'emozione degli odori molto forti, acri, come possono essere poi il senso del 12, abbiamo usato qualcosa come 100 litri di sangue sintetico, una cifra di denaro, perché è fotografico, cioè cinematografico, 100 litri abbiamo trasportato. Quindi il tuo lavoro va oltre il capello, va sì, anche sul corpo, sì, no, sul painting, sul trucco, deve capo. Assolutamente il look, diciamo, il look delle è donne è tutto. E io gli ho proposto, da questo progetto di Genesi, che gli ho fatto vedere il libro che avevo fatto con Giovanni, e dopo ne parliamo. Gli ho detto, ma guarda, su una roba così io vedo Apocalipto come film, quindi l'orrore di questo momento in cui c'è il passaggio che si vede di tutti i mondi, rasiamole tutte. Ah, fantastico. Però nel momento in cui lì dice fantastico, poi il problema è mio. Cioè in questo caso l'esaltazione poi vuol dire che io devo raggiungere quello che lei mi chiedeva, e rasare 30 donne, non ci sono 30 donne che sono disponibili a farsi rasare, allora 2 o 3 le abbiamo convinte, perché insomma l'esaltazione, poi mediamente lei utilizza tante artiste che a loro volta hanno piacere di partecipare alla performance, e quindi sono le persone straordinarie in questo caso, perché loro si immedesimano e diventano delle attrici all'interno. Poi ce n'è tante altre che invece sono assolutamente persone casting molto molto eterogenei. In questo caso c'era veramente, erano 30 donne di colore, insomma, c'era un po' di tutto un po'. E allora abbiamo lavorato con le calotte, e è stato un lavoro enorme, ma devo dire il risultato è incredibile, perché il momento in cui lei ha iniziato a sporcare le modelle di sangue, a lavorare sui loro corpi, la testa, che poi abbiamo truccato il corpo, perché parlare di donne di colore e dire il colore scuro non rappresenta assolutamente niente, perché la donna nel momento in cui dal punto di vista make up parli di scuro non è assolutamente uniforme, quindi il make up è importantissimo. Sì. Questi sono un po' i segreti delle foto di moda, che apparentemente anche le più naturali sembrano così frutto di casualità, ma noi sappiamo bene che quel capello disordinato, quella tinta efebica che sembra che nessuno l'abbia toccata, sono frutto di una cura e di un'attenzione maniacale. Mi sembra di capire che il backstage porta in maniera parossistica agli estremi tutto l'impegno, tutta l'attenzione che c'è dietro le foto di moda. Insomma, forse è, come dire, lo stesso metodo al quadrato, o no? O tutto diverso? Beh no, assolutamente, perché l'intervento
In questo caso è mettere ad uso quello che sono le proprie esperienze. Cioè, l'esperienza poi nella moda insegna che non, l'ironia è quella porzione necessaria per non fare del costume. Questo è, diciamo, un po' l'indice, secondo me, o quello che ho perlomeno appreso negli anni, è che la differenza tra il costume e la moda, nel momento in cui si fa moda, la moda vale oggi, non vale più domani. Cioè, la moda si assomiglia ma non è mai uguale. Nel momento in cui abbiamo invece la necessità di avere anche un senso di costume, è altrettanto importante, perché sono i due confronti che non vanno in conflitto ma vanno a strutturarsi. Quindi il mestiere delle persone che operano dietro a questi contesti devono avere una porzione chiaramente di conoscenza del passato, una certa dimestichezza con quello che possa essere il futuro. Nell'arte, perché dico che io ho preso delle cose da lei per me molto importanti, che lei mi ha fatto fare degli esercizi che non avrei mai avuto modo di farle diversamente. Mi viene in mente, adesso parlando, un flash, un'immagine, una foto di Irving Penn che ho visto tanti tanti anni fa, quando ero giovanissima, credo primi anni 70, non so se la ricordate, era su un Vogue America ed era una donna straordinaria, si portavano i capelli cotonati. Questa foto aveva questa modella con degli enormi capelli, e la pagina dietro si vede il dietro di questa fotografia. Tutti i capelli avevano un'impalcatura con un cartone, le pinze, le mollette, eccetera, eccetera. Ed ecco, svelava così in un'immagine, in due immagini straordinarie, veramente tutto l'impegno che ci si mette per fare, per avere una foto. E questo mi porta alla domanda successiva: che cosa, dopo il momento del backstage, dopo il momento della performance, che cosa rende lo scatto fotografico della performance un'opera d'arte, che è quello che poi fa Vanessa? Beh, il progetto, e poi soprattutto il progetto inteso della persona che ha in mente, ma poi di per sé quella grande energia che dentro l'artista ha in modo distinto. L'istinto, secondo me, è uno scatto che ognuno lo manifesta a modo suo. Io ho avuto il modo di lavorare con tanti fotografi importanti e devo dire che ognuno lo manifesta a modo proprio, ma estremamente in modo originale. Quando c'è un punto originale, la chiave sicuramente di lettura è straordinaria. Di per sé, per quello che in una mostra come questa, in ogni spazio ci sono delle curiosità che danno comunque stimolo. E la banalità, che direi che è quella che di per sé diventa assolutamente inutile anche. Inutile in alcuni casi, per le persone degli addetti, irrita. Ecco, questo è quello che delle volte succede. Beh, è chiaro che guardando le foto che sono qui in giro, riflettendo sulle foto quando diventano arte, è che forse è l'unico modo per fermarsi a guardare la realtà in maniera focalizzata, con un altro occhio, con un altro spirito. La realtà che vediamo qui, anche quando è molto realistica, non è la realtà che ci passa davanti velocemente durante il giorno. Volevo farti un'altra domanda: sono credo più di 10 anni che collabori con Vanessa. Come è maturato il vostro rapporto? Come è cambiato? Che cosa ti ha dato? Che cosa? Direi che è evoluto. Lei è diventata una star internazionale nel suo contesto. Noi chiaramente non siamo stati gli unici che hanno lavorato con lei, inteso nel mio lavoro, perché ci sono anche altri parrucchieri che hanno, per esempio quella del PAC non è intervenuto nessuno perché erano tutti uomini e non c'era bisogno di parrucchiere. Adesso probabilmente ce ne sarà un'altra a breve, e quindi il mio intervento è sempre nel momento in cui c'è bisogno di un intervento specifico su quello che devo fare. Questa per esempio l'abbiamo fatta per Gio Ponti, questa invece è Castello di Rivoli. Questa prospettiva di no, va bene, posso raccomandarla perché è interessante. Questa foto, se guardate il tavolo, è in prospettiva ed è un tavolo fatto apposta da Fiamma per avere la possibilità di leggere tutte le donne nella stessa posizione, ma che siano tutte visibili. Qui i capelli erano stati interpretati in modi diversi perché c'erano colori, qui le parrucche si ripetevano uguali come quelle di, ecco, questa invece è quella di sì, questa è la, è a Palermo alla Cattedrale degli Spasimi,
bellissima, molto particolare, perché qui aveva mischiato delle statue con delle modelle. Questa invece è Pollack, famiglia Pollack, l'abbiamo fatta su in Svizzera. Famiglia Pollack sono degli amici di Vanessa e hanno fatto questa performance da loro, questo a Ginevra. Questa invece è Firenze. Qui siamo tornati credo all'inizio. Questo era Terra di Bolsena, rappresentava il tubero che nasceva dalla terra. E quindi qui il lavoro è veramente importante perché dal punto di vista capelli, questa è sempre una produzione anche di Vogue. Questa invece è Gio Ponti. Abbiamo fatto il giro delle poche immagini di Vanessa che ci siamo procurati e io volevo passare a un altro argomento, perché oltre che con Vanessa, Franco collabora con un altro artista fotografo che è Giovanni Gastel, con delle produzioni diverse e in particolare a quattro mani hanno realizzato questo libro che poi dopo sarà possibile sfogliare. È un libro d'artista, anzi d'artisti, dove la forma fotografica, la forma grafica, il modo di trattare ogni pagina è davvero un'opera, e dove la componente del trucco parrucco, come si usa dire in gergo fashion, va di pari passo al messaggio che volevano trasmettere, a cui concorre anche la tecnica di stampa, l'utilizzo dell'immagine, ogni pagina, come vedete, è una sperimentazione continua. Oddio, ho perso una mascherina, c'era anche una mascherina che andava da qualche parte. Sì, questo è il lavoro di Nava che ha fatto la parte... Credo che sia un'integrazione emozionante, sì, del lavoro. Bisogna toccarlo, questo ha è un libro che è stato presentato in tre mostre, di cui una a Roma, una a Torino, Fondazione Sandretto e una a Parigi. È un lavoro che è stato fatto nel 2002. L'intenzione era... È un mio vecchio pensiero, che ho sempre sostenuto che noi come stilisti, quando ci dicono hairstylist, siamo abbastanza... esigua il nostro intervento nel momento in cui ci chiedono cosa fare con i capelli, perché noi dobbiamo lavorare su una materia esistente, mentre lo stilista ha un suo immaginario e riesce a creare con una materia, fa un manufatto. Allora ho detto, una volta tanto divento stilista anch'io, quindi cancello per ricostruire, e quindi ho rasato 28 ritratti e su ognuno ho ricostruito quello che è improbabile. E ci sono tante ironie dentro, simpatiche, non ha assolutamente la pretesa di essere un'opera d'arte, ma è un esercizio tra un mio amico fotografo e un parrucchiere che a sua volta ha manipolato la materia in modo inusuale. Direi che l'aspetto interessante di questo libro è soprattutto l'intervento di tutti quelli che ci hanno lavorato. Hanno lavorato ognuno per se stesso, e liberi della loro azione, dando quello che loro sentivano all'interno dello stesso libro, come avrebbe voluto immaginarlo. Tant'è vero che è un libro molto costoso e sono stati fatti 600 copie, porzione di questo è stata data poi in beneficenza, quindi abbiamo lavorato, devo dire, in modo molto amichevole. È stato cosa importante, su Torino in Fondazione Sandretto per l'evento sono venuti, è vero che su Torino noi abbiamo il nostro territorio dove noi conosciamo, comunque sono venute 7.000 persone in una sera, che vi dico sono veramente tante, 7.000 persone è stata una roba impressionante. Direi che è proprio importante il contesto, comunque il risultato, io quello che noto è proprio la contaminazione delle idee, dei linguaggi, delle tematiche in un risultato abbastanza... anzi straordinariamente unitario. Quando si lavora con un fotografo, quanto influisce la tecnica, il risultato delle luci, la posizione della donna, tutte le componenti dell'immagine, quanto contribuiscono a definire o eventualmente a cambiare in corsa l'intervento dei capelli e... Se dico che è importante sembra di parte, non è importante, è importantissimo, perché la lettura dei capelli mediamente in fotografia, allora se si pettina è un disastro,
Cioè, se si manipola nella foto i capelli diventano delle cofanate micidiali, fanno paura. Allora, quando si vuole veramente esercitare in quella direzione deve essere voluto e si deve far vedere. Quando invece si deve dare il linguaggio della foto, tante volte si lavora proprio su quello che è il senso della natura, di quello che già ci porta, e poi si va a interpretare. Poi dipende dove vogliamo direzionare il senso, perché poi purtroppo oggi lavoriamo anche molto con l'idea del marketing. Io faccio degli shooting anche fotografici per campagne pubblicitarie oppure anche in video. Il video stesso insegna con la fotografia, con i capelli. Cioè, io avevo lavorato su delle produzioni come ad esempio Studio Line, tutti si ricordano Studio Line, ecco, che sembra una cosa banalissima, ma quello è stato un periodo in cui i capelli in quello spot hanno dato un trend. Poi dopo è venuto fuori, c'era il fatto, c'era il momento del bisex inteso, cioè Versace, la foto di Avedon dove sia lui che lei, sia la Marcus che la Stephanie Seymour erano esattamente uguali, e quello è un momento dove i capelli, anche lì noi sul commerciale andavamo a cercare chiaramente un linguaggio nuovo che andasse bene sia per l'uomo che per la donna. E poi questo, chiaramente il capello fa parte del costume, quindi è molto importante anche la stessa diciamo complicità che può esserci tra il fotografo e il parrucchiere, come può essere per l'architetto il falegname, come può essere perché la parte idraulica parli con la parte elettrica. Sono cose che permettono di avere poi un risultato finale che si vede che comunque è quello che si voleva ottenere. Abbiamo citato ancora una volta la cura, l'impegno, la ricerca della tendenza, dell'avanguardia, del passo avanti nel costruire la foto di moda. Infatti ci sono delle foto di moda che sono diventate storiche, ma quando è secondo te che una foto di moda diventa una foto d'arte? Beh, io per la mia limitata esperienza, perché purtroppo con i capelli non è che nell'arte ci sia tante opportunità di poter lavorare, ma come in questo contesto in tutti i contesti io mi spoglio di tutto quello che possono essere le esperienze passate. Allora in quel momento lì io penso che riesco a dare un contributo alla fotografia in modo artistico, per come l'artista vuole interpretare. Adesso dire quando la foto, per rispondere alla domanda, diventa arte, penso che dal mio punto di vista sarebbe veramente inopportuno che io dica questo, perché dovrebbe essere... Risponderanno alcuni nostri amici. Ecco, perché io preferisco, io conosco persone assolutamente lette in questo senso e penso che si avvalga il detto, come dite voi, ogni di un sommestè, no? Quindi però io so che sei anche un intenditore d'arte, sei un uomo di gusti raffinati, quindi pensavo di potermi spingere a farti questa domanda. Ma guarda, adesso io penso che apprezzare le cose belle si impara nel tempo, c'è una predisposizione, ma le cose belle sono belle, non ci si può assolutamente esimere dal quando una cosa è bella se la si capisce al volo, e le cose che sono straordinarie quella sono quella che ti emoziona, se ti dà un'emozione, assolutamente. Quello è un momento d'arte. Senti, con quale artista, con quale altro artista ti piacerebbe lavorare? O vorresti davvero arrivare a lavorare? Stai cercando di arrivare a lavorare? Ma detto così al brucio potrebbero essere tantissimi, perché direi che sono tutti quelli che magari conosco, che ho in mente, sarebbero interessanti. Ma parlando in modo campanilistico, nel senso italiano, Catalan, cioè, perché mi piace la sua ironia, io lo adoro, cioè, trovo straordinario perché da sempre, tanto nessun approccio. Dal primo volto. Fateci presentare a Vanessa. Ma no? Sì, si conoscono, no, si conoscono bene, io ho conosciuto lui, ho lavorato anche con un fotografo che è il fotografo di Catalan, quindi che le fa tutte, le fanno anche un magazine insieme, deve esserci un motivo per poter lavorare con lui, deve esserci un progetto legato forse ai capelli o qualcosa. Nel momento in cui mi chiamerai io sarò presente. Quindi. E un fotografo? Beh, fotografo andrei di nostalgia, ecco, forse perché Newton. Il più grande di tutti? Beh, il più grande è sempre, cioè Newton perché è uno da emozioni, ma da sempre,
è un linguaggio comprensibile anche a quelli che non capiscono niente, sicuramente. Capiscono niente nel senso che non hanno necessariamente quella lettura. Io l'ho trovato sempre straordinario. Tra un'immagine di Gast e un'immagine di Vanessa Beecroft, quale appendi a casa tua? Beh, tutte e due con affetto. Grazie. 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 Va bene, io... No, grazie, anzi, che... io se avete qualche domanda, qualcuno che vuole chiedere, io per quel poco che posso essere... Come vi ho detto, il mio lavoro è un lavoro estremamente... è un tassello, quindi non fa parte dell'opera, è un tassello che può comporre un'opera di Vanessa o una porzione, però ripeto, sono, io l'ho vissuto sempre con grande passione il mio lavoro e lo continuo a vivere esattamente come tale. Ho la fortuna di avere delle persone attorno che mi continuano a dare lo stesso stimolo, perché è il motivo di alzarsi felici tutti i giorni. Certo, c'è qualche domanda? Domande? Bene. Sì. Aspetta, devi accenderlo di sotto. Scusa. Intanto andare dal parrucchiere, avete capito che può essere un'esperienza straordinaria, lo diciamo ai signori quando le mogli vanno lì, aspetta. Magari vanno a parlare d'arte e di fotografia. Prova. O ne nascono fortuna. Funziona. Bene. Allora, io conosco Franco. Si sente? Sì, conosco Franco da parecchio tempo e seguo con passione il suo lavoro. Volevo sapere da Franco, quanto è il limite, cioè lui dice che è un tassello, un complemento di un'opera. Sì, è vero, perché in questo senso lui interpreta un linguaggio creativo dell'artista e quindi è di supporto all'interpretazione artistica. Ma io credo che forse Franco potrebbe avere anche... fatto un'evoluzione verso quello che è un linguaggio di segno d'azione diretto, per cui potrebbe contribuire lui a un double match con un artista e inaugurare il primo concept di art fashion air, cioè portare l'opera d'arte nel segno che viene creato in questo momento dalle tue mani, dal tuo pensiero, dalla creatività, perché anche comporre una testa vuol dire avere segni antichi contenuti dentro il nostro processo cognitivo storico. Quindi la libertà di un'azione potrebbe portare a un nuovo concetto di opera d'arte. Beh, penso che grazie che tu abbia tanta stima di me, però il fatto che io possa fare un'opera con un artista, assolutamente. Io non voglio apparire un falso modesto. La modestia serve nient'altro di permettere di capire dove sono gli eventuali errori. Cioè, quindi penso che il parrucchiere di per sé fa un manufatto. Non è vero, perché però manipoliamo una materia. La materia la componi con dei criteri che sono prima tecnici. Quindi capisci come mettere insieme, e questo è quello che io ho avuto fortunatamente dall'inizio, da dove io comincio col mio lavoro. Poi bisogna a un certo punto dimenticare, come può insegnare dal mio piccolo punto di vista una tela di Fontana, che quando le persone si chiedono cosa sono dei tagli, ecco, e lì interrompere quello che possa essere la propria professione, ma riuscendo a dare dentro tutte quelle letture sofisticate e articolate che possono solo dare la grande esperienza e chiaramente una certa sensibilità artistica. Ti ringrazio, Paola. Spero. Qualcun altro? Sforzatevi un po'. Io voglio ricordarmi un episodio. Sicuramente il lavoro che fa Franco, ma molto lavoro artistico, è la composizione di diversi apporti. Mi ricordo che e lui lo sa toccare con una mano particolarmente felice. Ricordo una performance di danza contemporanea, che forse ancora prima, forse che anno era? 1900 e qualche era cosa. Nuova, sì, nuova. Dove da una sua idea di testa è nata un'idea di performance, di spettacolo, che si è integrata col coreografo, con le danzatrici, con la musica, con il musicista, eccetera. E quindi non era un accessorio il suo lavoro, era una componente alla pari degli altri, così come... forse come in queste opere che abbiamo visto, sicuramente l'idea sì. Dell'artista che firma è trainante, ma senza le altre componenti difficilmente avremo quel risultato.
no? Sì, quindi non essere molesto. L'espressione, no, no, l'espressione, chiaramente le idee vengono parlandone. Io penso che questo sia valso in tutti i periodi. Chiaramente la cosa più difficile è leggere la contemporaneità, perché quando si parla del passato è facile leggerlo e anzi ci si entusiasma su qualcosa di che è stato straordinario. La cosa più difficile è leggere quello che succede oggi, quello che succede in questo momento. Questo penso è la difficoltà di essere coerenti con quello che sta accadendo attorno e leggerlo con i propri occhi, in modo naturale, senza contaminazione. Noi facciamo degli show per il settore, per il nostro settore. Io sono un testimone dell'Oreal, quindi abbiamo fatto uno domenica in Grecia, ne faremo uno a Roma tra poco, ma in questi contesti devi sempre metterti un vestito adeguato per quello che devi fare, ma non mi trasporto mai dietro il lavoro preparato per dire so cosa devo fare. Io adesso ho fatto Urban Chic Punk, che è un discorso di moda, quindi presento questo, ma non ho portato una cosa fatta, perché tanto so che quando la porto fatta è una roba che non funziona, non mi piace, e purtroppo lavoro tra virgolette 10 ore per preparare 12 modelle in questo caso, ma le ho fatte quel momento lì, perché vale solo in quel momento lì, in quel momento in cui l'outfit si intende la vestizione della modella, del vestito, la scelta con lo stylist, di tutto quello che fare, e deve essere assolutamente quello è il momento. Un film banalissimo come 9 settimane e mezzo ha una frase importantissima che dice che nel momento della fotografia che è scattata la storia è finita, e io me ne sono preso subito in modo perverso, me la sono fatta per me, perché ho detto sì, sono d'accordo. Quando una foto è scattata non interessa più, cioè c'è bisogno di farne un'altra, e quella lì è un momento che è irripetibile. Non si può riprodurre. Soprattutto perché è la fine di una scarica di adrenalina che dura tutto no, il tempo. No, è un'adrenalina enorme. Se non c'è crescita. Adrenalina, anche nel gruppo di lavoro, l'ambiente è ibrido, non partorisce nulla. Una crescita. Ecco, bene, ci fa piacere. Ma quindi non ci sono prove? Cioè partite così sicuri di quello che state facendo, viene scattata la foto e stop, oppure fate delle prove, cambiate le parrucche, cambiate la disposizione? No, non è così scontato. Cioè, il progetto non è, mi sono spiegato forse male che io porto qualcosa di fatto, ma che lo penso sono 6 mesi, capisci? Cioè, quello che uno materializza è il pensiero, ma lo fa all'istante. Quando noi facciamo le prove con Vanessa, quando abbiamo detto 3 giorni, si comincia con le prime timidamente e si fa una prova, si vede, si mette insieme la materia, sto parlando per dire, queste sono parrucche, che se lei le guarda nella loro estensione, alcune erano 2,5 metri di lunghezza. E per essere strutturate così, abbiamo lavorato io e il fratello di quel ragazzo lì, che è un mio collaboratore, a cucire tutta la notte, perché lei pensi che i capelli, nel momento in cui prende 2,5 metri di materiale, primo non esiste, perché il capello arriva al massimo 40-50 centimetri, parlando di extension. Poi, nel momento in cui lei lo appoggia, l'effetto è quello di una coda, non è dei capelli che cadono addosso. Allora, questa porzione qui è cucita come una giacca. Se lei vede, a un certo punto sono indossate alcune parti. Alcune cadono dietro e altre sono indossate, perché se no sarebbe solo un ammasso di materia che cadrebbe senza forma. Quindi non è così casuale. Al caso purtroppo non ci si può, cioè al caso non succede nulla. Però la spontaneità, quell'adrenalina necessaria per materializzare tutto questo, è un qualcosa che è una scarica che deve venire all'istante. Io mi sono sempre stimato molto fortunato rispetto agli architetti, di cui io porto grande, ritengo che l'architettura oggi sia il segno più importante che abbiamo come manifestazione cioè presente, perché insomma, rispetto alla moda o altri contesti l'architettura è molto forte.
Abbiamo un vantaggio, che loro progettano per un anno prima di poter vedere quello che fanno, 2 anni. Noi invece, io ho un lavoro che nel momento in cui progetto lo realizzo e lo brucio e lo devo sentire in quel momento. Chiaramente sono più stringato sui tempi, però emotivamente per me è importante così, perché sennò diventerei matto. Cioè ho proprio bisogno di questo e devo farlo e devo realizzarlo, devo vederlo. Ma non mi trascino niente di vecchio dietro, perché il vecchio mi contaminerebbe, mi porterebbe fuori da quello che voglio fare. No, grazie a lei. Io direi che... Se è tutto. Ci sono alle porte, premono. Ah, ci abbiamo... Ah, credevamo di essere gli ultimi, per quello ci siamo permessi di andare sotto. Qui abbiamo il testimone più importante in assoluto di quello che possa essere le performance, Alessia Glaviano. Benissimo. Bene, vi ringraziamo tutti, speriamo che di avervi incuriosito e soddisfatto. Arrivederci, grazie ancora.